Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video andremo a presentare un nuovo NAS prodotto da ASUSTOR. Parlo del modello AS6102T, un NAS non ancora in commercio che sta arrivando adesso sui nostri scaffali, un prodotto rivolto alle piccole e medie aziende o agli utenti domestici, dalle caratteristiche interessanti. Abbiamo un processore Celeron Dual Core N3050, 2 giga di RAM espandibile 8 giga, abbiamo ben due porte USB 3, 3 porte USB 3, scusate, due porte USB 2, due porte SATA, due porte LAN che permettono link aggregation, una uscita audio SPDIF e una porta HDMI che ci permette di godere dei contenuti multimediali in 4K. Detto questo, andiamo in questo video a fare l'unboxing del prodotto e una velocissima recensione sulle performance di questo prodotto. Ovviamente la recensione completa la potrete trovare nel link in descrizione di questo video sul nostro portale xtremehardware.com. Detto questo, vi lascio all'unboxing video di questo prodotto e alla seconda parte del nostro video. Dunque, all'interno della confezione troviamo il nostro ASUSTOR AS6102T, ovviamente, che mettiamo da parte, e questa piccola scatola di cartone, scatola che andiamo ad aprire, e dal suo interno troviamo due cavi di rete RJ45. Ricordiamo che questo NAS è dotato di link aggregation, quindi due porte LAN RJ45, trasformatore alimentatore di corrente con il suo jack, cavo di alimentazione compresa tedesca Schuco, viti per serrare i dischi da 3,5 pollici o 2,5 pollici, un disco con all'interno la documentazione in formato digitale e un piccolo manuale, uno start, diciamo, in multilingua. Non vi è nient'altro all'interno della confezione, quindi passiamo pure alla descrizione del prodotto e a una piccola disamina di quelle che sono le prestazioni. Bene, il nostro AS6102T, come potete vedere, condivide con gli altri NAS prodotti da ASUSTOR, gli altri NAS Dual Bay prodotti da ASUSTOR, lo chassis, ed in effetti è esattamente lo stesso. Sul frontale troviamo i due bay con il tasto ad estrazione rapida. Ogni bay ha un LED di notifica di funzionamento del disco presente al proprio interno. Sulla parte laterale troviamo una porta USB 3 all'interno di un bottone di copia rapida che permette appunto di copiare velocemente e direttamente il contenuto di una chiavetta su una chiavetta. Troviamo due LED di notifica riguardanti la rete, quindi le due porte LAN presenti sulla parte posteriore. Più in alto un LED di notifica per quanto riguarda lo storage e il bottone di accensione con relativo LED. In cima troviamo il logo dell'azienda e per quanto riguarda il frontale abbiamo detto tutto. Sulla parte destra troviamo questa piccola griglia, questi piccoli fori che permettono l'ingresso di aria fresca all'interno dello chassis. E sulla parte posteriore troviamo tutte le connessioni che questo prodotto ci rende disponibili. Troviamo l'uscita SPDIF, l'uscita HDMI, troviamo due porte SATA, due porte USB 2.0 con accanto un connettore LAN RJ45 Gigabit LAN.
Sotto di essi troviamo altre due porte USB 3, un'altra porta Gigabit LAN e per finire il connettore jack per l'alimentazione e l'immancabile Kensington Lock che ormai hanno tutti. In alto troviamo ovviamente la ventola in estrazione per rimuovere l'aria calda prodotta dai dischi e dal sistema in funzionamento. Detto questo, passiamo velocemente a parlare un attimo delle performance di questo prodotto. Come potete vedere dai grafici che sono apparsi sullo schermo, le performance sono di tutto livello, ovvero parliamo di un prodotto che supera agevolmente i 110 megabyte al secondo. In fase di trasferimento parliamo di trasferimento di file di grosse dimensioni. Solitamente quando si spostano file di piccole dimensioni, numerosi file, questa velocità viene a scendere, a mancare un pelo, ma è una cosa normale. Comunque anche in quel caso abbiamo registrato valori decisamente elevati. Vi ricordo che potete trovare tutti i test relativi a questo prodotto nella recensione, il quale link trovate qua nella descrizione del video. Andate a darvi un'occhiata, ci sono ovviamente anche le fotografie del prodotto, tutti i vari test, le considerazioni che sono assolutamente positive per questo prodotto che è consigliato dalla nostra redazione, anche se il prezzo non è estremamente contenuto. Però stiamo parlando di un prodotto che è al top delle performance e ci consente di guardare film in 4K sulla nostra televisione, oltre a offrire ad un eventuale ufficio la possibilità di utilizzare il link aggregation. Detto questo, io appunto vi consiglio di guardare la nostra recensione completa sul nostro portale extremehardware.com, registratevi al sito, registratevi sul nostro forum, lasciate un commento a questo video e continuate a seguirci sul nostro canale di YouTube. Per ora e per quanto riguarda questo prodotto è tutto. Da Angelo e da redazione un saluto, alla prossima. Ciao ciao!